Ok, va bene, grazie. Sindaco, la Polverini che ha detto che il federalismo è morto, grazie, il Fatto Quotidiano, la risposta. Grazie. Dai, dai. Anche lei con Berlusconi. Che cosa risponde alla Polverini? Ha dichiarato di essere contro Berlusconi. Non mi spinga! E non mi spinga, non mi deve spingere. E allora non mi spinga. La situazione con la manovra che sta per essere approvata è una situazione drammatica per due aspetti diversi. Primo, lo diceva Pisapia prima e lo confermo, per il taglio dei servizi, cioè noi rischiamo veramente di chiudere il trasporto pubblico locale, cioè se questa manovra da qui a gennaio non viene modificata, voi andrete alle fermate degli autobus, quelle metropolitane, e rischiate di non vedere più l'autobus che magari non vi piaceva, che magari non era pulito come voi volevate, non era puntuale come voi volevate, ma rischiate di non trovarlo più, anche se io oggi mi trovo ovviamente in difficoltà col mio governo, col governo che io ho contribuito a eleggere, vi dico, è necessario dal centrodestra, è necessario dentro il PDL che ci sia una grande verifica chiara per fare queste scelte di fondo. E vi dico anche una cosa molto, lo accennavo prima di capire, ve lo dico con molta chiarezza, bisogna anche cambiare gli approcci dal punto di vista fiscale, perché lo dico da destra e convintamente da destra, è impensabile che questo paese non abbia una tassa patrimoniale che faccia pagare di più i grandi patrimoni che sono accumulati. Senza chiarezza, e lo dico convintamente alla destra. Sindaco, giovedì sarà in piazza insieme agli altri sindaci? Ovviamente sì. Ascolti, ma che cosa risponde alla Polverini? Alla Polverini che ieri ha detto che il federalismo è morto. È morto e soprattutto ha detto che lei si metterà dalla parte dell'opposizione. Il federalismo non è morto, dobbiamo fare in modo di difendere i diritti delle città e delle regioni per fare in modo che il federalismo abbia un futuro. La Polverini ha dichiarato che come amministratore pubblico sarà l'opposizione. La manovra va approvata, che sarebbe pericoloso non approvarla, però proprio negli ordini del giorno della manovra bisogna aprire un tavolo per una modifica sostanziale degli effetti di questa manovra sugli enti locali e sulle regioni. Fare anche una battuta, mi piace anche molto il fatto che ci siano le magliette viola, io preferisco quelle arancioni, però per poter comprendere che qua c'è una diversità di orientamento, però la cosa importante è la passione. 100 giorni di governo, ti è stato accusato che non c'è stato questo cambiamento che era stato previsto nella città di Milano, il colore arancione sembra essere sbiadito, sparito. Il colore arancione non è sparito, è ampiamente aumentato, nel senso che a Milano ormai c'è una mobilitazione, una partecipazione dei cittadini notevole che non c'è mai stata in una città come Milano, anche se abbiamo dovuto fare per colpa del governo delle scelte dolorose come quello ad esempio di aumentare la detenzione. Dovute chiaramente a delle manovre del governo che in meno di un anno ha continuato a fare tagli agli enti locali. Era necessario questo confronto qui alle sì, perché, sì, perché tra sindaci, in momenti in cui c'è una lotta comune per combattere e contrastare la manovra vergognosa del governo, era fondamentale che ci fosse un'unità tra le due grandi città di Milano.